Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un video fantastico perché ho comprato il calendario dell'avvento di Sephora e non vedevo l'ora. Praticamente, cioè, a parte che non lo sogna, non escono prima i calendari, tra un po' lo compriamo direttamente a giugno. Non so perché, cioè, vabbè, lo so perché ovviamente il marketing c'entra sempre, però diciamo che un po' mi è dispiaciuto dover pensare adesso al calendario dell'avvento, che magari avrei preferito, non lo so, provare altri prodotti. Allora, io solitamente il calendario dell'avvento di Sephora lo compro. Mi sa che l'anno scorso non l'ho preso perché non ero troppo convinta dei prodotti all'interno, ma quest'anno ho visto un paio di video, infatti sto arrivando anche tardi perché ovviamente io l'ho dovuto comprare, magari qualcuno può averlo ricevuto e quindi è riuscito a fare il video prima, quindi magari voi avete già visto quello che c'è all'interno, però io volevo comunque farvi vedere tutto perché lo voglio aprire con voi. Allora, il prezzo del calendario, se non sbaglio, è di 154,90. L'unica cosa è che io l'ho comprato proprio il giorno in cui è uscito, l'ho preso subito perché ho detto se non lo compro ora poi non lo trovo. In questo momento è esaurito. Dovrebbero, credo, rimetterlo a disposizione, me lo auguro, perché con il fatto che esce a settembre, cioè uno è obbligato per forza a comprarlo subito e poi se lo deve tenere fino a dicembre se lo vuole aprire giorno per giorno. A me questa cosa sinceramente non piace molto. Io più che altro l'ho comprato perché ho visto che all'interno c'erano tanti prodotti che volevo provare, anche cose che appunto mi interessano da tempo, e con un prezzo del genere ho risparmiato tantissimo, perché comunque molti prodotti dovrebbero essere in full size e ci sono quindi cose che cioè, se avessi dovuto effettivamente acquistarle a prezzo pieno o in full size avrei speso tantissimo. E io di solito mi trovo molto bene appunto con i calendari perché provo tante cose e riesco a trovare anche dei prodotti che non conoscevo, poi magari durante l'anno dopo che li ho provati, quando li ho finiti, poi li ricompro perché effettivamente mi piacciono, ci sono stati tanti prodotti che ho trovato nel calendario che poi ho ricomprato, quindi per me è proprio un modo anche per conoscere cose nuove, prodotti nuovi e o provare cose che già mi interessavano, anche se magari sono in mini size, non mi cambia nulla. Allora, questo è il calendario, è abbastanza piccolo rispetto agli anni scorsi, gli altri anni c'erano delle scatole molto più grosse. E dietro ovviamente ci sono indicati tutti i prodotti che trovate all'interno, ma adesso lo apriamo quindi non ve li faccio vedere. E ci sono dentro 14 prodotti in full size, quindi vediamo subito. Allora, la scatola è tutta di carta, praticamente adesso non voglio farla cadere prima che, già che è un miracolo se mi è arrivata integra, mi sembra, perché il postino ha deciso di lasciarmela mentre pioveva fuori dalla porta e mi ha preso un infarto quando l'ho vista, non mi ha chiamato, non mi ha avvisato. Vabbè, però purtroppo questo problema c'è sempre. Vabbè, c'è la carta fuori e il calendario così argentato, molto bello. Tra l'altro queste scatole io le amo, di solito le tengo sempre. E adesso cerco di farvi vedere senza far cascare tutto. Praticamente dentro è così. Avete tutte le scatoline, sono due livelli di scatoline. Quindi, vabbè, prima apriamo tutte quelle sopra e poi vado a pescare quelle sotto. Io direi che le apro in ordine perché tanto non è che vi spoilerò niente, cioè alla fine se andate sul sito di Sephora c'è la lista dei prodotti che ci sono all'interno. Non sto a farmi troppi problemi, ve li dico. Parto dal primo comunque. Casella 1, che è così, molto carina. Sono tutte di carta, tutte così, diciamo, un po' effetto metallizzato, molto leggere. Tutta carta, quindi si può riciclare tranquillamente. Primo prodotto, Hydrating Milky Toner di Bioma. È un prodotto che non conosco, il pack è bellissimo, arancione con la scritta viola, stupendo. Allora, è un tonico idratante e qua fa vedere gli step, diciamo, della routine che dovreste seguire. E il tonico è il secondo step, quindi gli altri prodotti ovviamente non ce li ho perché non lo conosco. Però magari se mi ispira questo tonico potrei provare anche gli altri. Idratante poi, io ho la pelle secca, d'inverno poi veramente disidratata, si beve qualunque cosa, quindi il tonico idratante mi sembra fantastico. Numero 2. Ecco, questo sapevo che c'era, mi interessava tantissimo. È una piccola palette di Tarte, High Performance Naturals, che ha dei toni un po' rosati. È una palettina così, con all'interno dei colori sul rosa violetto, con questo qui un po' metallizzato, leggermente brillante sul viola, che è bellissimo. Poi vabbè, il classico colore chiaro per illuminare e questo rosino. Mi sembra molto molto carina, non vedo l'ora di usarla. Tra l'altro io amo questi colori, sono sempre molto orientata sui viola perché ho l'occhio che ha qualche pagliuzza verde, con il viola ovviamente esce fuori di più il verde e meno il nocciola, che insomma non mi fa impazzire, ho gli occhi un po' gialli certe volte, e quindi questa qui secondo me potrebbe adattarsi molto bene al mio colore. Casella numero 3,
Olaplex, questo c'è tutti gli anni, il numero 3 poi tra l'altro, che è quello che si utilizza prima di fare shampoo e balsamo. Come maschera e bisogna lasciarla 10 minuti o anche di più, c'è anche chi la utilizza, magari la mette in posa, lega i capelli e la lascia lì per tanto tempo. Comunque praticamente è una maschera che si fa prima di lavare i capelli e poi si risciacqua. Io l'ho utilizzata diverse volte perché poi appunto è la terza volta che lo trovo nel calendario. Non la faccio spesso, ma semplicemente perché non ho molta voglia sempre di stare lì a mettere la maschera. Certe volte devo lavare i capelli e mi dimentico che prima potevo fare questa. Quindi semplicemente per quello. È molto comoda, ogni tanto se magari non si ricorda, per dargli un po' di vita in più al capello, fare la maschera prima è molto conveniente. Comunque il formato è piccolo, ma ce ne vengono tante, insomma, di maschere, cioè dura molto. Numero 4. Numero 4 è un prodotto di Milk Makeup che è un bronzer, direi. Matte bronzer, colorazione baked, molto molto carino, questo mi interessa tanto. Tra l'altro è un formato piccino che da viaggio è perfetto. Io utilizzo tantissimo i bronzer in stick perché mi trovo bene con i prodotti in crema, appunto ho la pelle secca, quindi uso tantissimo prodotti in crema. Uso molto pochi prodotti in polvere, a meno che, vabbè, ovviamente per fissare un po' sì, però solitamente, anche se è una cosa per tutti i giorni e mi trucco poco, uso lo stick, lo sfumo e ho fatto, quindi con questi mi trovo molto bene, adesso non vedo l'ora di provarlo. Numero 5 è un acido ialuronico di Sephora, acido ialuronico idratante all day, quindi direi che è una crema all'acido ialuronico, è una crema. Magnifico, questa cosa mi piace tantissimo perché appunto ho la pelle secchissima, l'acido ialuronico lo uso tantissimo, uso diciamo quello in siero e poi ho anche la crema con l'acido ialuronico e la niacinamide con cui mi trovo da Dio, ho una crema di Collistar che ha la niacinamide e che mi aiuta sempre tantissimo la pelle, però allo stesso tempo utilizzo anche l'acido ialuronico prima perché è secca. Quindi è una combo perfetta secondo me, anzi quella crema di Collistar ve la consiglio. Quindi niente, sono molto contenta di aver trovato questa, tra l'altro senza profumazione. Io ho un po' di problemi con i profumi, ma non perché mi facciano male la pelle, ma perché alcuni profumi proprio non mi piacciono. Quindi se mi piace sono contenta, ma in molti casi poi non riesco ad usare la crema perché non mi piace l'odore, quindi preferisco che non ce l'abbia. Poi casellina numero 6, Ilia. Questo stick è un blush, direi, multi stick, tenderly la colorazione, ha un pack bello tosto, pesante anche, mi piace, è un blush in stick, però se c'è scritto multi stick direi che si può utilizzare magari anche sulle labbra, cioè un po' vario. Anche queste sono cose che appunto mi piacciono tantissimo, come quello di Milk, perché li uso tanto, e questi formati piccoli sono comodissimi da portare in viaggio. Casella numero 7, bella grossa. Abbiamo delle mollettine di Invisibubble, carine, molto, mollettine glitterate, io queste le uso tantissimo perché ogni volta devo tenere i capelli a posto, in realtà ne ho anche poche di mollette, le perdo dappertutto, quindi non fanno sicuramente schifo, due mollettine in più, sono una sul rosa e una sull'oro, belle. Poi cosa c'è dopo? 8, casella 8, anche questa abbastanza grossa e pesantina. Ok, amo questo prodotto, Wow Dream Coat, questo è Color Wow, è uno spray che praticamente, ne ho già trovato un altro in un altro calendario e l'ho finito, perché vabbè ovviamente è formato da viaggio, però costa anche abbastanza, quindi sono felicissima di averlo trovato qui, e praticamente questo spray si mette nel capello prima dell'asciugatura, quindi dopo averli lavati, si passa per benino dappertutto, si spazza, cioè si pettina nei capelli e lascia uno strato come sigillante nel capello che evita che l'umidità penetri nel capello e crea praticamente, è come una laminazione ovviamente temporanea perché poi quando lo lavate dopo il prodotto va via, però vi rende il capello impermeabile, cioè non vi ci fa entrare l'acqua e non vi entra l'umidità, quindi i capelli non si increspano. E vi giuro che l'ho provato appunto non troppe volte perché purtroppo il formato è piccolo e ce ne va abbastanza nei capelli e quindi purtroppo costa tanto, però li vale tutti perché l'effetto è bellissimo. Cioè se avete i capelli che tendono al crespo d'inverno soprattutto, che non so, per esempio dove abito io è sempre umidissimo, quindi io adesso ho la cheratina, ma se non avessi la cheratina diventerei proprio, cioè non lo so, una cespa gonfissima, e questo è fantastico. Cioè, ve lo consiglio, anche se non avete il calendario, provatelo, cioè, ci sono le mini size anche in vendita da Sephora, quindi vi consiglio di provarlo. Casella numero 9 è lunga e strettina, quindi direi che può essere una matita. È una matita. Matita di Makeup Forever Artist Color Pencil nel colore
Anywhere Caffeine 600600. Allora, questa è un'altra di quelle cose che volevo trovare. Forse il colore non è di quelli che utilizzo più spesso, però è neutra comunque, un po' scuretta, la posso usare molto bene con dei rossetti un po' più scuri. Ecco cosa volevo chiedervi, ma tanto credo che non ci sia una soluzione a questo. Io ho comprato, molto tempo fa, una matita di NYX Nude Beige, che è la matita della vita, e l'ho persa, e mi viene da piangere. Quando l'ho persa, lì per lì non l'ho ricomprata subito, perché ho detto, vabbè, adesso appena faccio un altro ordine da NYX, magari la ricompro. Cosa è successo? Che questa matita Nude Beige ho scoperto che non esiste più, cioè l'hanno riformulata e il colore non è più quello, e io non riesco a trovare assolutamente un colore uguale a quella matita, perché la matita non ce l'ho più, quindi non posso andare in giro nei negozi a provarla. Quella non esiste più, l'ho ricomprata, ne ho comprate tre, perché ho detto magari è un caso, mi è capitato un colore diverso. No, non c'è più, quel colore non esiste più. Quindi io veramente disperatissima, perché era il colore perfetto, che mi andava benissimo con il colore che ho io nelle labbra. Quindi, la domanda è, se conoscete una matita uguale al Nude Beige e vi siete trovati nella stessa situazione, vi prego, ditemelo, per favore, ditemi qual è, trovatemi il colore, mi va bene qualunque marca, qualunque costo, io lo pagherò, perché veramente ero innamorata e non so, cioè poi io non perdo mai niente, ho perso una matita, non ho proprio capito come sia successo, io non perdo mai niente, veramente. Breve storia triste. Non è né troppo morbida né troppo dura. La userò sicuramente perché è un colore molto bello, un po' mattone, non troppo rosato, né caldo né freddo, mi sembra abbastanza neutra, un po' scuretta. Io di solito le preferisco un po' più chiare le matite, però sinceramente mi sembra molto bella. Casella numero 10 è Rituals of Sakura Renewing Body Scrub Sugar and Cherry Blossom. È uno scrub per il corpo di Rituals al zucchero e fiore di ciliegio, direi. Adesso è chiuso ovviamente, volevo sentire l'odore. No, non lo voglio aprire perché sennò inizia la scadenza. Però io amo gli scrub corpo, sono curiosissima di provarlo, perché se è come dico io, sia bello sottile e che veramente vi fa un bello scrub, sarò super soddisfatta. Di solito non amo molto quegli scrub dove ci sono pochi granelli, molto sparsi, perché quando lo passo mi dà l'idea che non sta facendo nulla. Quindi non lo so, vediamo com'è. Se l'avete usato fatemi sapere. Poi casella 11, bella pesantina, secondo me qua c'è tipo un rossetto forse. Ah, non c'è un rossetto, c'è il profumo di Kajali, me l'ero completamente dimenticata. Io amo questo profumo, mamma mia, sono troppo felice. Vanilla 28, cioè vi giuro. Allora, avevo comprato una volta il set con tutti i campioncini, o mi era arrivato forse sempre in un calendario, non mi ricordo. Comunque avevo tutti i campioncini con le appunto mini dei profumi Kajali, non questa versione grossa, proprio i campioncini, quelli piccoli, e ce n'era uno appunto vanilla, anzi due ce n'erano, che ho amato follemente, ma poi non li ho più comprati perché comunque di profumi ne ho qualcuno e ce ne sono un paio che ormai uso sempre, sono i miei preferiti, per esempio il profumo di Carolina Herrera, quello nella scarpa. Comunque quel profumo lì è il mio preferito, e anche Exodus di Prada mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di usare questo, è buonissimo. Già lo so, lo amerò, sono troppo felice. Cioè già questo calendario non sono neanche a metà e sono soddisfattissima. Casella numero 12, questa è più leggera. Make It Glow Care Sephora. Questo. Allora, è un illuminante liquido multiuso, così diciamo cremoso, liquido, molto interessante, quindi direi che si può usare appunto sul viso, sul corpo. Non so quando lo userò, perché questi prodotti sono un po', diciamo, quelli che non li utilizzo tantissimo, perché nel corpo non li uso e poi sono più orientata verso altri tipi di illuminanti, però è molto interessante, al beccuccio. Adesso non lo provo, se no faccio un casino. Molto carino. Casella numero 13, Huda Beauty Liquid Matte, questo è il rossetto liquido nella colorazione Bombshell 244. Sono molto felice. Tra l'altro, magari con la combo con la matita sarà anche molto bello. Adesso cerco di capirlo. Allora, rispetto alla matita che è molto mattone, questo è effettivamente più rosato, quindi molto simile a come si vede fuori. Molto bello. Mi piace. È un colore che di solito non uso, nel senso che è abbastanza caldino, però gli darò una chance. Io di solito uso di più quelli lucidi. Quello che ho su è il Vinyl Ink di Maybelline, quelli che si shakerano, tipo quello di Lady Gaga, che rimane appunto lucido, idratante. Tra l'altro questo mi dura sempre tutto il giorno, quindi di solito io sono più per questi tipi di rossetti, perché appunto pelle secca, labbra secche, quindi gli opachi non sono i miei preferiti, però
mi piace molto l'effetto, quindi lo proverò. Poi 14, abbastanza leggera, Rabanne Color Shot Cream to Paint Metallic Liquid Eyeshadow. È un ombretto liquido, colore oro direi, si chiama Cosmic Rave, numero 79. Allora, io gli ombretti liquidi, cioè in crema, non li uso di solito, uso molto gli stick, però questi no, ma sinceramente sono molto curiosa perché come applicazione mi attirano molto. Magari non lo userò così tanto, però se ha questa colorazione dorata potrebbe essere una cosa che magari in qualche occasione può fare comodo. Quindi molto contenta. È ovviamente una mini size, ma non credo che mi serva una full size di un prodotto del genere, quindi va benissimo. Poi casella numero 15 è immensa, è grosso come la mia faccia, quindi credo di sapere già che cosa ecco. Infatti ci sono due prodotti. Allora, c'è una maschera di 111 Skin, non so come si dica, ma questa marca mi piace tantissimo. Infatti ogni volta che uso una di queste maschere mi sembra di, cioè nel senso, costano tanto e quindi la usi una volta sola e mi piange un po' il cuore, però sono veramente belle, quindi magari queste sono quelle che uso in occasioni un po' più particolari, se proprio voglio la pelle bella luminosa. Questa tra l'altro è Brightening Rose Gold, quindi dovrebbe essere illuminante. E poi dentro c'è, cos'è? Dr. Dennis Gross Universal Daily Peel. È un peeling con gli AHA e BHA in due step. Ah, ok, sono tre, ce ne sono solo tre, con due step per il peeling nel viso. Molto interessante, questa è un'altra cosa che amo. Tra l'altro, appunto, prima di fare le maschere mi piace molto utilizzare questi prodotti, così la pelle, diciamo, viene esfoliata per benino e poi viene reidratata con una maschera. Numero 16, anche questo abbastanza pesante. Fantastico! Allora, questo prodotto io l'ho comprato, la versione mini, è uno spray di Moroccan Oil che serve per, praticamente serve uno spray che fa da scudo contro l'umidità, contro il crespo, anti-freeze. Ha un profumo delizioso perché Moroccan Oil c'ha dei profumi veramente buonissimi, si sente già da qua. E quindi sono molto contenta perché appunto l'avevo già comprato, non so se era proprio lo stesso, forse non era proprio lo stesso, ne avevo preso uno, non mi ricordo, forse ne avevo preso un idratante, comunque era molto simile. Sono estremamente curiosa di provarlo perché tra l'altro lo spray per i capelli mi serve pure, quindi meglio così. Ovviamente la versione mini non durerà tantissimo, però anche qui è estremamente comoda se dovete portarvela in viaggio. E poi magari appunto per provare un prodotto, così potete farvi un'idea e poi decidere di comprare la full size se vi piace. Numero 17, ci siamo quasi. Anche questo, raga, mi vedete troppo felice oggi. Questa è la Brazilian Bam Bam Cream, un altro prodotto che volevo provare e sono felice di averlo trovato qui. Credo sia la mini size, che poi tanto mini non è perché è bella grossa. Questa costicchia, quindi ancora non l'avevo provata, però volevo provarla perché io credo di amare l'odore. Madonna, raga, io lo sapevo. Io volevo provare questo prodotto perché mi piace anche il profumo. Oltre che so che è molto famoso ormai perché è molto idratante, fantastica. Però io amo questi profumi, ecco. Non mi piacciono i profumi, per esempio, floreali, di rosa soprattutto, lo odio. E odio quelli agrumati. Ma questi dolci mi fanno impazzire e quindi non vedo l'ora di usarla. Poi, casella 18. Cipria in polvere libera di Anastasia Beverly Hills. La Loose Setting Powder Translucent. Quindi perfetto perché si adatta un po' a tutti. Ovviamente per gli incarnati più scuri forse potrebbe essere un po' bianchina, fare un po' di flashback, non so, però io ho la pelle chiarissima, quindi per fortuna dovrebbe andare bene. Ogni anno nei calendari ci sono delle cipre in polvere libera, mi sa che avevo trovato quella di Too Faced, quella di Laura Mercier. Sono estremamente felice. Io non uso tantissimo le ciprie perché ho la pelle secca e preferisco molto spesso lasciarla senza cipria. Lo so che si dovrebbe usare comunque per fissare, ma spesso mi seccano molto. Però quando le uso con queste, cioè ovviamente questa, quella di Laura Mercier è fantastica. Anche la cipria di Huda Beauty è quella che uso di più. Mi piacciono tantissimo, quindi contentissima. Casella 19, non esce, ok. È un mascara, raga, mascara di Fenty, è la Thick Volumizing Mascara. Allora, ne ho altri che devo ancora provare, quindi ora non lo apro perché non voglio far partire la scadenza. Tra l'altro solo 6 mesi, ma se è veramente volumizzante lo amo. Perché io le ciglia in realtà molto sottili, quindi il volume mi serve. Mi piace anche quando allungano molto bene, però in realtà preferisco avere più volume perché comunque la lunghezza ne ho abbastanza, il giusto. Ma mi piace che sia volumizzante. Se l'avete provato fatemi sapere com'è perché sono molto curiosa. Numero 20. Numero 20 è un prodotto di Inkylist Niacinamide Serum.
Quindi è un siero alla niacinamide che, come vi ho detto prima, fantastico, perché così ho la crema all'acido ialuronico e la niacinamide, che sono i due prodotti che uso di più in assoluto. Cioè, tra l'altro, di solito uso il siero all'acido ialuronico e la crema con la niacinamide, adesso farò il contrario e vediamo cosa succede. Numero 21, è bella pesante. Sono degli smalti di Sephora. Allora, questo è un color tipo oro rosa, non so se si vede perché c'è il riflesso, ecco. E qui credo che sia la base, deduco, o il top o la base. Top coat, quindi abbiamo un colore e un top coat. Questo è il numero 902. Io già, diciamo, di mio mi faccio il gel semipermanente, quindi tendenzialmente non uso tanto gli smalti. Però magari nei piedi, oppure se ogni tanto voglio cambiare colore e ho la base sotto, comunque lo potete usare lo stesso, quindi potrei provarli. Numero 22, Lip Oil Soft Pinch di Rare Beauty. Allora, questo prodotto non lo conosco, io di Rare Beauty non ho nulla, anche se volevo provare molti prodotti, ma ancora non ci sono arrivata. Mi piace tantissimo il pack, che dovrebbe richiamare il colore del Lip Oil, che sostanzialmente, sì, oil, diciamo, è tipo un lucida labbra. Si potrebbe abbinare molto bene sia alla matita che al rossetto, penso. L'unica cosa è che ovviamente sul rossetto di Huda Beauty, che è una tinta opaca, se mettete un olio probabilmente viene via, quindi non so se potrò fare questo test. Però con la matita ci può anche stare. Molto carino. Io non sono una che utilizza tantissimo questo tipo di colori, come vi ho detto prima, però essendo lucida labbra magari si fonde meglio con la base delle mie labbra. Poi, numero 23. Ok. Ah, una maschera per capelli, K18. Questa qui, non la conosco. Ah, ok. È così, con la pump sopra. Dice di utilizzarlo senza conditioner, cioè fare lo shampoo, tamponarli e poi mettere questa e tenerla per 4 minuti e non risciacquarla, poi pettinare e fare la piega. Quindi direi che è una leave-in mask, cioè sì, è una leave-in mask, non è che direi, lo è. E non ne ho mai usate, diciamo, questo tipo di maschere in cui proprio ti dice di non utilizzare il conditioner, quindi, e tra l'altro di aspettare 4 minuti prima di fare lo styling. Sono curiosa di provarla anche questa. E infine, ultimo numero importante, perché in realtà so già che cosa c'è dentro, palette di Makeup by Mario. Io non ho ancora mai provato Makeup by Mario, lo volevo provare da un bel pezzo, però ovviamente sono piena di trucchi, come potete ben notare, e quindi non l'ho mai provata. Questa è nelle tonalità abbastanza neutre, si chiama Bronzy Glam, è fatta così, e questi sono i colori che penso che potrei utilizzare molto bene, perché non mi sembrano troppo caldi, cioè sono un po' caldini, però ad esempio c'è questo che è un po' più rosato. Incuriosisce, manca un colore un po' di transizione. Questi due hanno un effetto, a vederli così, un metallizzato abbastanza leggero, questo un po' più corposo, e poi c'è solo un opaco scuro, quindi non so, non è che c'è una gran varietà per fare trucchi particolari, però sono curiosa, volevo più che altro capire com'era la qualità dei prodotti di Makeup by Mario, perché è tanto tempo che li voglio provare, e quindi sono molto contenta. Ci sta che sia nella casella 24, perché è quella più importante. Quindi la nostra scatolina è vuota e anche molto comoda, direi che la userò. Allora, io sono estremamente soddisfatta. Questo calendario ha dei prodotti fantastici secondo me all'interno, cioè ha un prezzo più alto anche rispetto agli altri anni, ogni anno si alza un pochino il prezzo, però devo dire che i prodotti dentro, cioè, valgono assolutamente il prezzo. Ci sono tante full size, c'è una varietà di prodotti, appunto, skin care, make up, un po' di tutto, mi è piaciuto molto, penso che utilizzerò tutto alla fine, perché sono tutti prodotti che mi interessano, quindi per me, diciamo, è stato un buon acquisto, e poi ho risparmiato tantissimo su cose che comunque avrei voluto provare. Sono molto soddisfatta, se riuscite ad acquistarlo ve lo consiglio, fatemi sapere voi anche che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di cliccare sulla campanella, così sarete sempre aggiornati quando pubblico un nuovo video. E noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!